Antonio Ricci, confessione mediatica, il suo pensiero su Fazio ed Urso. Il nome di Antonio Ricci ha sicuramente una grande importanza sul panorama Mediaset, in quanto è proprio lui il fondatore del TG satirico Striscia la Notizia. Il suo programma è ormai giunto alla 36ª edizione e può essere decretato come uno dei più grandi successi della rete del Biscione. L'uomo è tornato a parlare della sua trasmissione, soffermandosi, inoltre, sui fatti eclatanti che negli ultimi mesi hanno toccato da vicino la RAI e anche Mediaset. Antonio Ricci ha quindi parlato di personalità estremamente importanti, quali Fabio Fazio e Barbara D'Urso. Secondo il papà di Striscia la Notizia, il conduttore di Che Tempo Che Fa ha preso la giusta decisione nel lasciare la RAI e, come se non bastasse, ha ricoperto il ruolo di vittima alla perfezione. Pare infatti che Fazio abbia fatto credere a tutti di essere stato cacciato dalla RAI quando, invece, aveva già firmato un contratto con un'altra emittente televisiva. Si è poi comportato in maniera egregia, in quanto non ha attirato l'attenzione su di sé e non ha fatto polemiche, ma è riuscito a riscontrare il consenso del pubblico. Ricci ha poi parlato dell'ex collega Barbara D'Urso che, come tutti sappiamo, non è stata confermata nel suo ruolo di conduttrice di Pomeriggio 5. L'uomo avrebbe descritto la Carmelita Nazionale come una colonna portante di Mediaset ma, con il tempo, questa avrebbe perso terreno sotto i piedi, fino a perdere anche l'ultima trasmissione. La donna ha comunque rivelato che a gennaio vuoterà il sacco e, forse, arriverà a confessare dei curiosi aneddoti che riguarderanno la sua posizione a Mediaset. Antonio Ricci ha poi aggiunto che le ultime mosse di Pier Silvio Berlusconi sono un po' una contraddizione, in quanto non può pensare di avere nello stesso team elementi eleganti, come Silvia Toffanin ed altri estremamente trash come Tina Cipollari. Ovviamente l'uomo non ha voluto criticare l'opinionista di Uomini e Donne, ma solo far emergere le differenze fra le personalità che si susseguono su Canale 5. In questa occasione Antonio Ricci ha voluto rivelare qualche dettaglio relativo alla nuova edizione di Striscia la Notizia. Secondo le sue parole, Anastasia Ronca e Cosmari Fasanelli sono state confermate nel loro ruolo di veline. Dietro al bancone più famoso d'Italia vedremo susseguirsi, come sempre, diversi presentatori. Tra i più famosi Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Roberto Lipari, Sergio Friscia e infine Gerry Scotti che condurrà il programma con Francesca Manzini e poi con Michel Hunziker. Confermate le rubriche che hanno contribuito a rendere questo programma una celebrità. Ci saranno però importantissime novità, come ad esempio Giuseppe Longinotti che si cimenterà nell'imitazione di Elly Schlein, la segretaria del PD. Quest'anno il programma ha come sottotitolo La voce della veggenza, in quanto si vuol far leva sulla capacità di intuire le cose prima che queste si vadano a verificare. Concordate anche voi con le parole di Antonio Ricci in merito alle decisioni prese da Fabio Fazio e Barbara D'Urso? Secondo voi la nuova edizione di Striscia la Notizia sarà un successo? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!